Cari telespettatori, le interviste, l'edizione estiva delle interviste che sono partite anche quest'estate molto bene. Voi ormai sono 4 anni, credo che abbiamo, all'inizio valeva come esperimento, cioè queste interviste che servono ad approfondire un po' gli argomenti e che talvolta sono legati a fattori di cronaca che vengono approfonditi, molto spesso no, perché l'obiettivo è proprio rendere più consapevoli i cittadini, renderli più informati, no? In maniera con meno pathos, per cui più o meno è legato alla cronaca, più sai ascoltare, che puoi capire le cose, eccetera. E ogni tanto svariamo, come no, se sono sempre argomenti di economia, di società, eccetera. Stavolta svariamo un po' un argomento che è molto interessante, svariamo sulla storia. E abbiamo con noi il dottor Raffaello Pannacci, dottore intanto di ricerca in scienze storiche ed è assistant researcher, cultore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Perugia. Dico degli studi perché so che l'università si arrabbia se uno dice Università di Perugia, no? Voglio dire, l'Università degli Studi di Perugia, noi lo diciamo senza problemi, anzi anche con orgoglio. La storia che racconta, l'approfondimento storico che fa Raffaello Pannacci, che io ho saputo peraltro di rimbalzo da un amico che mi ha detto: ma sai che professor Pannacci, che io avevo sentito di nome, ha fatto questa cosa, perché lui è andato a studiare, ad approfondire una cosa che non è che si trova, anzi io non l'avevo mai sentito e vi stupirà anche voi. Vi dico intanto il titolo del libro: L'occupazione italiana in URSS, la presenza fascista tra Russia e Ucraina 1941-1943. Perché la storia dell'URSS sembra fatta tutta dai tedeschi. I tedeschi invadono l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica in un primo momento prende la botta, arretra, 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 poi però rilancia, attacca, 20 milioni di morti, parliamo di disastri umani enormi. La presenza italiana era minuscola, noi l'abbiamo percepito sempre quasi d'impiccio, cioè esce fuori solo nella tragica ritirata del Don, no? Dove tutta l'Armir, che era la spedizione appunto militare italiana in Russia, viene completamente decimata in una ritirata su cui ci sono libri mitici. Poi il professor Pannacci ce ne ricorderà qualcuno, ma ne dico solo uno: le mitiche 100.000 gavette di ghiaccio, insomma. Invece noi, per un anno e poco più, credo, in Russia, un po' più in Ucraina, siamo stati amministratori di parti di questo territorio. Io questo francamente non lo sapevo. E Pannacci è andato a studiare la documentazione che esiste, ma che evidentemente nell'ambito di questo mainstream della nostra presenza quasi da dimenticare, perché tutta la guerra, la presenza italiana nella seconda guerra mondiale è una serie di sconfitte, no? Una dietro l'altra, dalla Grecia a quella nordafricana, a quella russa, cioè non ne vinciamo, ne abbiamo vinta una fondamentalmente. Insomma, anche attacchiamo la Francia che era già in ginocchio e non andiamo più là di mentone, cioè insomma un disastro da tutti i punti di vista. Però questa in effetti è un'assoluta novità. Allora, non la voglio fare lunga. Professor Pannacci, tanto come gli è venuto in mente, la risposta già me la dà, insomma, dice perché non ci aveva pensato nessuno, sono andato a vedere. No, però che cosa esce fuori poi fondamentalmente da questa nostra, diciamo così, tra virgolette, dominazione proprio territoriale, sia in Russia che in Ucraina? Ma allora, sì, effettivamente, innanzitutto l'argomento è stato poco studiato per una serie di motivi. Noi lo conosciamo in Italia attraverso le parole dei reduci, fondamentalmente, i quali in genere ci parlano solo appunto della fase terminale di quella guerra, cioè della ritirata, di un dramma umano, infinito, e fondamentalmente ci siamo, diciamo così, accontentati, pensiamo per certi versi di sapere tutto quanto. In realtà quella guerra è stata lunga, è iniziata nell'estate del 41 e la presenza italiana è stata relativamente effimera sul Don, cioè sul punto più avanzato raggiunto durante quella guerra, che è propriamente in Russia, in territorio russo, ma nell'Ucraina orientale, anche più addietro, la presenza italiana invece è stata ben più durevole.
ci sono state alcune aree che sono state affidate agli italiani e sono state occupate militarmente ben più a lungo, in certi casi anche per quasi 2 anni. Cosa emerge da questo? Ma emerge come dire, un aspetto della guerra che è fondamentalmente ignoto, cioè un'amministrazione territoriale diretta, una vera e propria dominazione sulle cose e sulle persone, come era normale che fosse durante un'occupazione militare. Esce fuori un sistema che è fondamentalmente, fatte le dovute proporzioni, simile a quello dei tedeschi o dei rumeni o degli altri alleati dei tedeschi al fronte orientale. Ed escono fuori tutta una serie di questioni che riguardano appunto lo stare sul territorio e il condurre una guerra, cioè tutto ciò che non sia stare in linea con il fucile in mano a sparare, cioè tutto ciò che c'è dietro alla linea del fronte, e quindi la vera e propria presenza dei soldati, delle istituzioni militari, dell'amministrazione militare nei territori dove non si combatte, dove si è già combattuto, dove si combatterà ancora poi dopo la ritirata di Russia. Ma che al momento sono amministrati in maniera diretta e mano militari. Oh, volevo capire una cosa. L'immagine è sempre quella. Allora, i tedeschi sono i cattivissimi. Gli italiani sono i cattivi, ma un po' meno, no? Anche se poi in realtà anche noi siamo cattivissimi, perché se pensiamo alla nostra presenza sui Balcani, insomma, non è che anche noi facciamo pulizia etnica, non è che fummo da. Italiani brava gente, proprio per niente. Il generale Roatta era un criminale di guerra, fondamentalmente tale è stato richiesto, che comandava appunto la presenza italiana, insomma, nei Balcani, Croazia, pezzo di Croazia, ma Slovenia soprattutto, solo che non gliel'abbiamo mai dato, gliel'abbiamo fatto fuggire in Spagna e poi insomma è tornato con gli anni. Ecco, invece lì forse non c'era, cioè, eravamo cattivi anche noi, ma meno cattivi appunto in Russia e in Ucraina, scusate, dico sempre Ucraina, per una, in realtà si vede Ucraina. Però forse non c'erano cose proprio di pulizia etnica, perché non avevamo ragioni lì forse. Ah, dunque, effettivamente l'immagine dei tedeschi cattivissimi, degli italiani fondamentalmente buoni, è molto resistente. Ha la sua base di verità, indubbiamente, almeno per quanto riguarda la guerra al fronte orientale, ma c'è molto ricostruito sopra, questo è vero. C'è una base di verità nel senso che rispetto per esempio alla presenza italiana nei Balcani, pensiamo alla ex Jugoslavia, ad alcune zone della Grecia, non c'era una guerra partigiana così intensa e così pericolosa da comportare una reazione da parte dell'occupante simile a quella appunto che abbiamo avuto nei Balcani. Questo non vuol dire che non ci fosse una guerra partigiana o che non ci fosse una reazione da parte dell'occupante italiano, intendo, che non ci fossero scontri. E sicuramente uccisioni, fucilazioni, piccagioni, ma in altre zone dell'Unione Sovietica dove c'erano i tedeschi, dove c'erano altri occupanti, la guerra partigiana era sicuramente più forte. E questo è uno dei motivi basilari per cui c'è una memoria della presenza italiana in Unione Sovietica, in Russia e in Ucraina, che è sicuramente diversa rispetto alla memoria dei tedeschi. E da considerare anche il fatto che ovviamente anche nel momento in cui la presenza italiana è, come dire, all'apice, ci sono in tutto 230.000 uomini in Unione Sovietica, In italiani tutta, cioè intendo, l'Armir, la, insomma, era. esattamente, si raggiunge il suo massimo nella seconda metà del 42, stiamo parlando di 230.000 uomini circa, e sono pur sempre un 24esimo di tutte le forze che l'asse schiera in quel momento nell'Unione Sovietica, per cui è ovvio che, come dire, la popolazione civile che viene a contatto con le truppe italiane è in numero veramente molto ridotto, e comunque sia anche nelle aree che sono amministrate dagli italiani ci sono pur sempre i tedeschi. È una presenza che si sovrappone a quella italiana, e determinate questioni sono comunque in mano ai tedeschi, ad esempio il controspionaggio che, come dire, afferisce in maniera diretta alla guerra antipartigiana, alla repressione antipartigiana. Quindi noi praticamente facevamo, da quello che capisco, più forza di polizia, di sicurezza, nel senso di controllo, così co come in fondo è una Repubblica di Salò. Noi
non gli fecero fare mai a Graziani l'esercito. I tedeschi non si fidavano, dopo lo scherzetto, non si fidavano e praticamente gli facevano fare la lotta antipartigiana, poi di appoggio, nemmeno proprio diretta, diretta. Era così anche lì. Allora, per certi versi possiamo anche interpretarlo in questo modo, questo non toglie che comunque nelle aree amministrate dagli italiani ci fosse appunto tutta una serie di funzioni di controllo diretto del territorio, come di sfruttamento del territorio per l'approvvigionamento delle truppe, ad esempio, che ovviamente non partivano col pranzo d'attacco, questo è chiaro, e anche di sfruttamento a lungo termine del territorio, cioè di ricerca e spedizione di risorse come materie prime, metalli, gomma, ad esempio, da Di grano, inviare in immagino, Italia, perché in il grano Ucraina, anche, insomma, sì, grano. certo, era molto difficile, ma ci si provava anche con il grano, ovviamente, ecco, tutti i materiali e risorse che venivano inviate in patria, anche se in quantità relative, per corroborare il cosiddetto fronte interno, che era molto importante anche perché lì, prima ancora che altrove, iniziavano i problemi per il governo fascista. La tenuta del fronte interno ovviamente era molto importante. Poi Bisognava praticamente vedere la convenienza anche economica di quella guerra, ovviamente, non solo politica. soprattutto per noi che non è che non eravamo Beh, preparati, soprattutto per fondamentalmente uno Stato che se la passava già male ancora già prima di male, cominciare la guerra. perché dove eravamo sempre, come dire, impreparati su ogni fronte perché mancavano mezzi, non eravamo assolutamente preparati, insomma, no? Il calcolo di Mussolini di essere il peso determinante quando ha visto che i tedeschi conquistano tutta l'Europa, dice adesso metto un cubo che però sposta del tutto la bilancia. In realtà se non venivano in Francia arrivavano a mentone, dicevo, in Grecia se non arrivavano i tedeschi avevano praticamente. Beh, non parliamo del Nord Africa dove arrivano 100.000 soldati a capo Graziani, vengono addirittura circondati. L'Italia subisce un colpo durissimo e deve chiedere ai tedeschi che manda Rommel con l'Afrika Korps. Insomma, è stata una disfatta dietro l'altra. Forse lì meno, nel senso abbiamo amministrato, poi però c'è tutto il Don, no? Tutta la ritirata del Don che è La veramente. ritirata del Don, però, effettivamente si confonde anche con la sconfitta tedesca. Bisogna considerare anche questo. È un crollo di un intero pezzo di fronte dove ci sono anche i tedeschi, sicuramente, i rumeni, gli ungheresi. Quindi è una tragedia comune, mettiamola in questo Sì, modo, anche solo se che poi loro si giocherà a scarica barile. erano motorizzati e noi andavamo a piedi. La differenza Quello era faceva sostanziale, la insomma. differenza a volte, indubbiamente. Certo, perché. E voglio capire, ti è rimasto nei documenti che hai trovato qualche episodio, qualche elemento particolarmente che ti ha colpito, insomma, così, no? Qualche elemento o anche qualche episodio che ti è rimasto particolarmente dentro. Ce ne sarebbero veramente molti, ma un episodio più che un episodio, dei piccoli fatti che sono curiosi anche, che mi è capitato di appurare, ad esempio, che sicuramente le persone non sanno, è che nel territorio amministrato direttamente dagli italiani, ad esempio, si pagavano le tasse all'occupante. Ah, si pagavano le Questo tasse? si pagavano le tasse, Certo. certo. Questo è tutt'altro che raro in guerra, è ovvio, anche nella parte d'Europa, in una larga parte d'Europa amministrata dai tedeschi, si pagavano le tasse all'occupante perché l'occupante aveva necessità di scaricare ovviamente una parte dei costi dell'occupazione stessa sulla popolazione occupata. Oltre che doveva anche rimettere in piedi dei servizi pubblici che erano crollati con la fuga delle autorità sovietiche, ovviamente, a questo per quanto riguarda il fronte russo. E quindi si pagavano anche le tasse. Tutta questa Poi storia fu. ovviamente questo ovviamente creava anche delle situazioni abbastanza buffe perché le tasse dovevano ad esempio servire anche per riaprire le scuole che erano state chiuse, abbandonate con l'arrivo della guerra. E questo significava che essere sovietici in quel momento nell'area italiana, ma anche in altre sicuramente, voleva dire che con le mie tasse pagavo l'istruzione di mio figlio che sarebbe stato cresciuto in un regime che era fondamentalmente anticomunista, per cui a prescindere da come la pensavo io, si creavano certi conflitti anche generazionali per certi versi. Volevo capire, tutto questo finisce al più tardi nel 43, quando, no, Allora, il 41, 43, 41 inizia l'invasione e 43 finisce, però forse in Ucraina più verso il 43 e nell'altra parte della Russia prima.
Nella Russia propriamente detta finisce prima con la ritirata vera e propria, nell'Ucraina la presenza si protrae fino alla primavera del 43. Ecco, lì alla fine le truppe italiane vengono ritirate, gradualmente tornano in patria, ma ci sono degli unitati, ad esempio nell'Ucraina orientale, nelle città che oggi si chiamano Donetsk, per esempio, in Kiev o Orlivka, c'erano ancora delle unità italiane che dovevano tornare indietro. Quindi, Ho come dire, capito. siamo molto avanti rispetto all'arrivo in quelle zone, che E poi avviene noi nell'autunno del 40. lì avevamo legami perché, per esempio, Odessa è una città che alla fine l'ha fondato un napoletano, no? Era, sì, un russo napoletano, era napoletano, diventato amante, consigliere amante di Caterina, la zarina, e che fonda Odessa. Ci hanno lavorato tantissimi italiani, architetti, cose italiane. O Sole Mio, l'abbiamo detto ai nostri telespettatori intervistando proprio il direttore di Odessa News, O Sole Mio, tutti pensano a una canzone di Napoli, no, no, è un tramonto di Odessa, scritta pensando a Napoli, ma il tramonto è di Odessa, quindi insomma, avevamo qualche ascendenza, ce l'avevamo pure noi, poi superata dai francesi e da altri, perché poi si è un po' E dispersa. infatti non a caso a Odessa c'era il console italiano allora, che era un tenente dell'esercito, che si spese per più di un anno per accreditare un'immagine positiva dell'Italia fascista in quella zona lì, dove diceva l'Italia ha dei grandi interessi e dove gli italiani sono stimati, e quindi faceva ad esempio proiettare nelle scuole anche dei cortometraggi di propaganda che si vedevano tranquillamente in Italia, immagini del Duce del Re da far circolare, fece anche intitolare una via Mussolini. Visto che tutti gli altri ce l'avevano già, ce l'aveva già Hitler, ce l'aveva già Antonescu, ce l'aveva Re Michele I di Romania, e quindi fece in modo di Mancavamo noi, cioè, mettersi in pari, giustamente. mettiamo anche Mussolini, insomma, giustamente. Però ecco, per dire, poi se non sbaglio, l'Ucraina, gli ucraini, anche come lo chiamano loro? L'Olomodor, il loro Holodomor. olocausto, l'Olomodor, che è dettato da una grandissima carestia provocata ad arte proprio da Stalin. Insomma, quei russi ce l'avevano un po', eh. Ci fu anche una certa adesione, cioè alla fine, quando furono invasi, una parte della popolazione è anche contenta sotto sotto, perché o sotto sotto o in maniera manifesta, questo volevo capire, perché venivano, questi li aveva proprio massacrati, ecco. Dunque, c'è del vero, è una questione complessa, non va ragionata tanto in termini di ucraini e russi, di ucraina e russia, cioè, e quindi di popolazione ucraina e russa, quanto piuttosto in termini di antitesi fra città che sono sicuramente più politicizzate, specialmente quelle dell'Ucraina orientale, che sono molto industrializzate e quindi molto permeate dal socialismo sovietico, e dall'altra parte le campagne. E in questo caso anche per certi versi, anche quelle della Russia occidentale, ecco, lì c'era la vera e propria opposizione, c'era un retaggio di opposizione e quasi veramente istintiva ripulsa nei confronti del governo sovietico. Ed è lì che infatti l'occupante era per certi versi meglio accetto. Nelle cittadine invece, specialmente quelle industrializzate, No, la presenza interessante. non è affatto detto che fosse gradita, c'era una città che può, quella che diventò probabilmente veramente una piccola parte d'Italia, che oggi si chiama Enachievo, dove c'è un ricordo sicuramente ancora oggi intenso degli italiani, ma nel momento in cui arrivarono, li presero a fucilate e appiccarono diversi incendi perché non ce li volevano in una maniera assoluta, tant'è che ci fu uno sgombero di massa, come avveniva all'epoca in parecchie città dell'Ucraina, proprio perché la prima cosa che si faceva era togliere di mezzo le persone pericolose e scomode. E certo, perché le guerre poi sono, non, diciamo, è sempre un groviglio di situazioni, spesso anche contraddittorie, complicate, non è che poi è sempre tutto, diciamo, no, così bianco e nero, insomma, ci sono tante sfumature di grigio, come si... E avevo dimenticato di dire che tu hai già scritto poi dei volumi sulla Russia, sull'URSS, o meglio, dell'URSS. No, dei saggi sulla presenza italiana Ah, in sulla presenza. sovietica, sempre, sì, sia su rivista che come capitoli di libro, ne è uscito uno anche recentemente, sulla presenza dei soldati umbri nella campagna di Russia. Ho capito. Dell'Umbria ce n'erano tanti, tu sei umbro, quindi
Dunque, ce n'erano tanti. La passione da subito a vedere, dice, quanti della mia regione. Certo, un conteggio vero e proprio non si può fare. In base a qualche stima erano probabilmente circa 3.000, ufficiali compresi. Non pochi, considerando, insomma, le Le dimensioni dimensioni della regione, della certo. regione, non è che fossero pochi. E allora la prossima fatica del professor Pannacci quale sarà? Al momento, sinceramente, non lo so. Mi sono Quale interessato vorrebbe ultimamente. essere? Allora, mi sto interessando attualmente ai nazionalisti ucraini in Italia fra la fine degli anni 20 e la seconda guerra mondiale. Per fare un esempio, c'è Stepan Bandera, che è sicuramente il più famoso dei loro. Il fratello studiò, visse in Italia per quasi 10 anni e ci si laureò anche, Ho forse anche capito. con una borsa del Ministero degli Affari Esteri italiano. Tanto per Certo, lanciare sì. tanto per lanciare un piccolo amo. E questo potrebbe essere il prossimo lavoro. Benissimo, io ti ringrazio davvero tanto, insomma ci hai aperto una finestra storica interessante e soprattutto nemmeno dico poco conosciuta, proprio non conosciuta, insomma, che noi avessimo proprio gestito, era tutto in secondo, cioè era tutto nascosto, non c'era acceso alcun riflettore, quindi complimenti. Ricordo, abbiamo parlato col professor Raffaello Pannacci, il libro che avete visto la copertina andare in sovrimpressione durante questa intervista che la regia ha messo in sovrimpressione è appunto l'occupazione italiana in URSS, la presenza fascista tra Russia e Ucraina 1941-1943. Allora, grazie ancora di nuovo, Grazie a ricordo. voi. Professore, ecco, questo lo volevo ricordare, Pannacci è dottore di ricerca in scienze storiche, assistant research di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Perugia. Grazie mille. Grazie a voi.